bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio parlarvi di un po' di cose relative a delle nuove armi che sono state trovate nei file del Battle Royale. Ma vedremo anche ragazzi alcune curiosità sul possibile ritorno di una delle skin più rare del gioco. E non sto parlando della Renegade Raider. Vedremo anche ragazzi alcune curiosità che sono state introdotte dalla patch 6.22. Come sapete ragazzi, ovviamente le modifiche su Fortnite ogni giorno sono sempre tantissime e si parla sempre più insistentemente della Season 7. Quindi mi raccomando, vi ricordo ragazzi di lasciare un bel like se vi piacciono i miei video e se volete supportare il canale rimanendo sempre aggiornati, ovviamente attivando anche la campanella. Quindi ragazzi, prima di cominciare, come al solito, voglio farvi una domandina molto semplice perché mi piace leggere i vostri commenti qui sotto. E la domanda è la seguente: cosa shopperete voi? La skin del rugby oppure la skin degli arbitri? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. 1500 V-Bucks per la skin del rugby, 800 V-Bucks per quella degli arbitri. Quindi ragazzi, subito dentro a profusione cominciamo a vedere un pochettino quello che è stato trovato dai data miner che è relativo al ritorno ragazzi della Recon qualcosa, nel senso la Recon si chiamava Renegade Recon, no, ma non c'era Renegade, una delle skin ragazzi che è diventata attualmente rarissima, in quanto ragazzi abbiamo avuto la possibilità di shopparla il 30 ottobre 2017 e se non ricordo male anche il 12 novembre dello stesso anno. Quello che è stato scoperto da alcuni data miner è che questa skin è ritornata nei file di gioco nonostante sia stata eliminata dalla sottocartella relativa allo shop. Quindi ragazzi, le cose che vengono dette in questi giorni dai leakers è appunto che la skin potrebbe tornare prestissimo. Ovviamente noi ce lo auguriamo. Più di una skin ragazzi ha il logo dell'esercito sui vestiti, non sappiamo bene come mai, perché non è l'unica questa che ha quel logo, magari sono tutte connesse insieme, magari no. Io ragazzi, quello che leggo vi dico. Ma ne approfitto ragazzi per dirvi anche un'altra cosa interessantissima, dato che siamo proprio in questo momento all'Ande Letali. Parlo proprio di una cosa che molti di noi ha pensato fosse un bug, ma in realtà non è così. E parlo ragazzi ovviamente dell'effetto che stiamo vedendo proprio in questo momento del grano, quindi delle foglie che vanno che seguono la scia del nostro personaggio. Ragazzi, è stato scoperto che questa cosa non è un bug, ma è volutamente fatta da Epic Games. E come funziona? L'equazione è semplicissima, ragazzi. Più grano distruggiamo e più avremo la possibilità di avere la scia delle foglie per un periodo di tempo sempre maggiore. Quindi mi raccomando, ragazzi, sembrerebbe anche che più tempo ci muoviamo nel grano e più la scia ci segue dal personaggio. Ovviamente è inutile dirvi che è molto più sgamo avere il personaggio con tutte le foglie che lascia dietro di sé, quindi vi consiglio ragazzi di moderare assolutamente la distruzione del grano se non volete essere sgamati male dai vostri nemici. Ci tenevo a precisarvi anche questa cosa e ringrazio ovviamente il mio gruppo di leakers. Ma andiamo avanti ragazzi, sgadagangal! Questa è un'immagine che conosciamo benissimo, è un'arma di Save the World, mi sembra di ricordare. Io personalmente non l'ho mai vista, ma mi hanno detto che era già presente
in Save the World. La cosa molto curiosa e interessante è che quest'arma, ragazzi, è stata trovata con l'ultima patch, quindi la 6.22, nei file del Battle Royale. E ragazzi, non è molto strana, a parte che è bellissima, sembra una rivisitazione in chiave futuristica del nostro, ahimè, tanto amato Thompson. Mi manca il Thompson, togliete la revolver e mettete il Thompson, rimettetelo vi prego, era bellissimo. Con quello che sto per farvi vedere dopo questa immagine, ragazzi, la mia supposizione che la skin AIM centri con la Season 7 si rafforza ulteriormente, perché c'è da dire, ragazzi, che la community di Fortnite ha sempre richiesto a gran voce e tuttora lo sta facendo il ritorno del nostro tanto amato Thompson. Piaceva a tutti, faceva malissimo, non era neanche così esageratamente OP, insomma erano ben poche le persone che lo usavano veramente da paiura, e potrebbe tornare, ragazzi, proprio in questa veste, quindi con una rivisitazione in chiave futuristica. Staremo a vedere, ragazzi, se sarà così oppure no. Anche questa, ragazzi, è un'arma di Save the World. Questo dovrebbe essere un fucile a cecchino, correggetemi se sbaglio, il mirino mi suggerisce che sia un'arma che va a colpire da media lunga distanza, come ovviamente state notando, un mirino digitale, ragazzi, e la cosa interessantissima è che anche quest'arma, ragazzi, viene recuperata con la patch 6.22 nei file di gioco del Battle Royale. Quindi, ragazzi, potrebbe essere una nuova sostituzione di una, intanto qua mi telefono, una nuova sostituzione di un'arma, ahimè, che sembrerebbe tra pochissimo abbandonarci, ragazzi, e ve lo dirò tra due secondi. Ma prima, ragazzi, voglio parlarvi della cosa più incredibile che è stata recuperata. Questa, ragazzi, è, boh, chiamiamolo sniper data mining puro, ragazzi. Penso che non ne abbia ancora parlato nessuno, non voglio dirvi le fonti da dove è arrivata questa immagine, ragazzi, ma questa era molto più brutta quando me l'hanno passata, è un lavoro di modifica dei colori per farvela vedere così. Questa, ragazzi, è una fotografia fatta con il cellulare a uno schermo di un dipendente di Epic Games. È incredibile, ragazzi, e come state vedendo sembrerebbe esserci la possibilità che Epic Games stia cominciando a lavorare per il futuro di Fortnite sulla realtà virtuale, quindi sull'Oculus Rift. Come vedete, ragazzi, no, leggiamo nella stringa là in alto Steam VR, che è appunto il visor, quello che ci si mette davanti agli occhi per vedere a 360 gradi. Mi viene l'ansia, l'angoscia a leggere queste cose. Come vedete, ragazzi, ci sono tante stringhe che vanno a lavorare insieme a quel Steam VR, come vedete, Xbox One Movie Player, c'è qualcosa su Switch Movie Player, non sappiamo nulla, proprio è una roba incredibile. Non è l'unica foto, ragazzi, ne abbiamo un'altra qui addirittura che fa proprio vedere, se andiamo a vedere là in basso dove c'è la freccina del mouse, che il nome è Oculus VR. Quindi, ragazzi, si parla assolutamente di Oculus Rift. E la cosa è incredibile perché stanno già facendo delle prove. Se andiamo a leggere la terza riga, si legge Functional Testing Editor. Quindi esiste già in forma privata, probabilmente in fase di test, per gli sviluppatori di Epic Games, la possibilità di provare a giocare a Fortnite innanzitutto in prima persona, che è una cosa che se ne parla da tantissimo ma non si è mai vista in realtà, e in secondo luogo con l'ausilio dell'Oculus Rift potremmo giocarla a 360 gradi. È davvero, ragazzi, una cosa incredibile che ci tenevo tantissimo a dirvi. Prendetela, ragazzi, come leak, non andate a pensare arriva dopo domani, arriva nella prossima season, sono fotografie arrivate da paiura, ragazzi.
Ringrazio il ragazzo che me le ha mandate, non c'è bisogno che dica il nome, tanto starà sicuramente guardando il mio video. E con questa notizia bomba io, ragazzi, mi fermo qua. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che questi aggiornamenti su Fortnite vi siano piaciuti, quindi mi raccomando, un bel pollicione in su ragazzi, non dimenticatevi di lasciarlo, iscrivetevi in tantissimi al canale e attivate ovviamente la campanella. Noi ci vediamo in live, ciao!